Si avvicina il giorno delle elezioni anche a Forino e noi siamo venuti proprio qui nel paese alle poste di Avellino per sondare gli animi. Abbiamo ascoltato tutti e quattro i candidati sindaci, abbiamo posto loro tre domande. La prima, come mai hanno deciso di candidarsi a sindaco? La seconda, abbiamo chiesto loro qual è il punto qualificante del programma e infine abbiamo chiesto ai quattro candidati di lanciare un appello conclusivo. Dunque ascoltiamo il sindaco uscente Antonio Olivieri, poi ascoltiamo il preside Gregorio Iannaccone, il professore Domenico Fruncillo e infine l'imprenditore Umberto Rubinaccio. Era già in me questa voglia di ricandidarmi prima ancora che sette consiglieri comunali contestualmente si dimettessero e facessero sì che ormai da quattro mesi e poco più il Comune di Forino ha un commissario prefettizio. Devo dire la verità, la spinta però definitiva è nata dalla gente. La gente, i miei concittadini hanno fortemente voluto la mia riproposizione e io non ho potuto dire di no. Proseguire tutta l'attività amministrativa che purtroppo in questi mesi si è bloccata. Innanzitutto abbiamo il progetto da 160.000 euro per la risoluzione del rischio idrogeologico. Quello va assolutamente ripreso quanto prima perché è il punto di partenza per proseguire in quell'attività che noi in questi anni abbiamo intrapreso. I miei concittadini hanno potuto vedere in questi tre anni la mia persona e il mio operato. Io sono stata una persona disponibilissima, non mi sono mai tirato indietro in un contesto complicato, fortemente condizionato dalla pandemia e dagli allagamenti della piana di Celsi. Era una necessità che si avvertiva nell'aria. Dopo due amministrazioni comunali finite innanzitempo, soltanto tre anni di vita, bisognava dare a Forino finalmente la possibilità di un'amministrazione seria, coesa, che riuscisse a portare avanti il mandato fino al termine naturale e che soprattutto mettesse in campo tutte le migliori energie possibili. In questo senso c'è stata una spinta reciproca che è venuta dal basso ed è venuta anche da tante belle persone che poi sono confluite nella lista e in questo gruppo hanno creduto fin dall'inizio. Insomma, una dimostrazione di come si può fare una buona politica, una bella politica pulita, sia pure sotto il segno del civismo. Io pensavo poco fa che non so addirittura nessuno dei miei candidati per quale partito voterebbe domani, ecco che, ma sono tutti immensamente immersi nella politica vera, cioè nel senso di essere disponibili per la comunità, a risolvere i problemi, a dare una mano per gli altri. Lo stesso comportamento reciproco di grande rispetto, di ammirazione, insomma, è qualcosa che non si vede comunemente. Insomma, siamo quasi un esempio da esportare, insomma, come si può fare politica senza essere guardati in cagnesco o malamente dagli altri. Ma è difficile individuare un punto perché bisogna un po' ricominciare tutto da capo. Insomma, questo è un comune che non ha quasi più niente, insomma, non ha più dipendenti e quindi chi lavora ancora è sottoposto a uno stress immenso. È un comune che ha problemi che vengono da lontano e che nel corso degli anni si sono aggravati, il dissesto idrogeologico che non è solo l'acqua che allaga Celsi, ma il pericolo incombente sull'altra frazione, su Petruro, per cui insomma, il Monte Falise è estremamente fragile, insomma, non curato, non protetto, ha provocato una serie di disagi. Insomma, poi è stata chiusa la scuola a Petruro, che era un punto che caratterizzante della comunità, la stessa scuola media e non si sa se riesce a stare in piedi ancora per pochi mesi o per un anno. Insomma, bisogna ricominciare un po' a ricostruire il paese, ma soprattutto a ricostruire
l'impegno convinto, diffuso, collettivo, che può portare poi a risultati concreti, perché insomma, c'è un eccesso di contribuzione, i servizi costano troppo e sono abbastanza, non sono all'altezza, non corrispondono a quello che poi i cittadini pagano per i rifiuti urbani, l'acquedotto, insomma, qui non, stranamente è un paese ricchissimo di acqua che ha un problema idrico per la fatiscenza delle reti, per la mancata messa in funzione di un serbatoio capiente che potrebbe risolvere. Quindi, come dire, c'è la qualità della vita che è peggiorata e noi vogliamo innanzitutto cercare di risollevare non solo il morale, ma proprio le condizioni reali di vita della popolazione, a partire dai giovani che non hanno nessuna opportunità di non solo di permanenza, ma anche proprio di convivenza, per non dire degli anziani. La stessa politica un po' scombinata degli ultimi anni di centralizzare troppo fa allontanare i servizi dalla gente, dai cittadini. Allora, c'è questa volontà di rimettere in discussione tutto e di ridare forza e fiducia alla popolazione perché possa nuovamente essere in qualche modo orgogliosa e convinta che si può vivere bene anche a 10 km dal capoluogo o non stando a Milano. Ecco, forse l'errore di fondo del sud è stato questo, che noi avevamo e abbiamo un territorio più bello e migliore della Svizzera, ma che magari andiamo a trovare il verde in Alto Adige. Insomma, si tratta di proprio fare una rivoluzione copernicana del nostro modo di essere, di intendere la politica, la convivenza civile, l'essere cittadini di un paese del sud. Ma perché noi vogliamo, siamo certi, convinti, e lo possiamo dire, possiamo mettere le mani e i piedi nel fuoco, insomma, che saremo un'amministrazione seria, stabile, competente, impegnata per la gente e non per noi. Nessuno di noi ha bisogno di qualcosa, ma vogliamo essere tutti noi a disposizione della gente. Quindi, una normalissima rivoluzionaria amministrazione al servizio della gente e dei cittadini. L'amore per il paese è il presupposto etico che accomuna tutti i candidati e io non ho difficoltà a riconoscerlo a tutti i candidati che si cimentano in questa competizione elettorale. Per quanto mi riguarda c'è un di più, c'è la consapevolezza delle difficoltà che attraversa il nostro paese, sostanzialmente, in particolare la nostra collettività. Una manifestazione evidente delle difficoltà di questo paese è dato dal declino demografico che ormai Forino sconta da alcuni anni a questa parte. È segno che il paese diventa sempre meno appetibile, sempre meno attraente e probabilmente c'è necessità di dare un qualche segnale di inversione, diciamo così, in questo senso. Ora, naturalmente queste difficoltà sono comune a molte altre comunità, a molte altre collettività e sono le difficoltà che la politica sconta sul piano generale, le difficoltà che riguardano da un lato la disaffezione dei cittadini verso la politica e l'impegno politico in particolare e le difficoltà che riguardano l'incapacità o se vogliamo appunto di nuovo le difficoltà della politica a dare risposte ai bisogni dei cittadini e alle esigenze dell'intera comunità. Ora, da questo punto di vista noi pensiamo che e questo ci ha spinto, diciamo così, a fare questo passo, diciamo così, questo ci ha spinto ad accogliere la proposta che veniva da tante persone, da tanti amici in questa comunità, che la politica possa avere, diciamo così, possa costituire lo strumento essenziale per risollevare la nostra comunità dalle difficoltà in cui versa in questo momento. Ora naturalmente c'è bisogno di ripensare la politica non banalizzata in mera competizione elettorale o in mera tecnica amministrativa, una politica che riprende il suo senso vero di impegno per il bene collettivo, per il bene dell'intera collettività. Ecco, queste sono le motivazioni di fondo che ci hanno spinto ad accogliere l'invito di tante persone a, come dire, ad affrontare una sfida, a cimentarsi in un impegno così arduo e così importante, che è sicuramente un onore, ma che è, per la quale però dobbiamo avere la consapevolezza delle difficoltà che abbiamo di fronte. Sono delle difficoltà a cui possiamo far fronte soltanto se riusciamo a chiamare, ad ottenere, diciamo così, una sorta di benevola predisposizione dei cittadini, non solo e non tanto in questa occasione elettorale, ma poi per il
il prosieguo dell'attività amministrativa negli anni futuri. Ma noi abbiamo costruito un programma, diciamo così, che da un lato vuole essere un progetto di lungo periodo, è quello appunto di restituire o di attribuire a Forino la dignità di una città, con tutte le opportunità che vengono offerte a una città in termini di relazioni, in termini di occasioni di fruizione, di opportunità di socializzazione, di socialità, di formazione, di relazioni, eccetera, e anche, come dire, è anche un programma dettagliato. Ora il programma è dettagliato, diciamo così, ma in qualche misura ha una sua coesione e omogeneità. Dentro questo programma noi abbiamo individuato due grandi aree, diciamo così. Una è quella della cittadinanza, appunto, che vuole restituire protagonismo politico a tutti i cittadini, e l'altro, ma protagonismo politico significa non solo partecipare alle decisioni, alla discussione collettiva, eccetera, che noi, cose che noi auspichiamo e auspicheremo sempre, diciamo così, a prescindere dall'esito elettorale, ma che significa anche, diciamo così, rendere consapevoli i cittadini dei loro diritti e dei loro doveri, impegnandoli in un'attività, diciamo così, per il bene della collettività. L'altro ambito, diciamo così, è quello dell'ambiente. Ora l'ambiente, come sappiamo, è uno dei punti, diciamo così, che costituiscono l'impegno dei governi nazionali e dei governi internazionali, sovranazionali. Si pensi a quello che sta accadendo adesso in Europa, anche al, come dire, al PNRR, per cui l'ambiente è uno dei temi al momento più importanti. Ora, ambiente non significa semplicemente salvaguardare come dire, le specie in estinzione, avere attenzione per la qualità delle acque, eccetera. L'ambiente significa, dal mio punto di vista, ripristinare dove questo è stato deturpato un equilibrio ecosistemico. Forino, da questo punto di vista, ha una sua specificità. La specificità riguarda il dissesto idrogeologico, che riguarda l'intero territorio comunale, che esita nei disastri che noi osserviamo praticamente diverse volte all'anno nella frazione Celsi, ma non solo nella frazione Celsi. Allora recuperare o impegnarsi sul dissesto idrogeologico del paese significa recuperare la sensibilità ambientale e declinarla rispetto alle esigenze della nostra comunità, che non può più soffrire diciamo delle calamità di cui praticamente è fatta oggetto ormai ad ogni pioggia, sostanzialmente. Perché noi abbiamo una proposta complessiva che merita l'attenzione dei cittadini. Ha un progetto, come abbiamo detto, è un progetto ambizioso che probabilmente ha bisogno di un lungo periodo, non di un anno, non di tre mesi, probabilmente anche di alcuni anni, diciamo così, ma è un progetto che vuole restituire ai forinesi l'orgoglio di sentirsi cittadini di Forino. Secondo, noi abbiamo un programma molto dettagliato, ma molto organico e coeso, come abbiamo detto. Terzo, abbiamo una lista che presenta sensibilità politico-culturali diverse, ma che sostanzialmente come dire, rappresenta le diverse aree territoriali del nostro paese, che rappresenta le diverse generazioni del nostro paese, che propone competenze professionali, sensibilità, relazioni con l'esterno che possono consentire non solo di vincere le elezioni, e questo è un elemento di cui bisognerebbe sempre tener conto sostanzialmente, cioè la capacità di vincere le elezioni non è una capacità, diciamo, secondaria, perché questo in qualche modo è anche il termometro della capacità di mettersi in relazione con i cittadini, con le loro esigenze e con i loro bisogni, e dall'altro però le competenze anche professionali di cui dicevamo prima, le relazioni con l'esterno, che ci consentiranno poi di amministrare al meglio possibile la nostra comunità. Io sono 3 anni che ho fatto la minoranza e, a dire la verità, in questi 3 anni non c'è stato dialogo con la maggioranza e niente, tanto è vero che se si vedono i consigli che sono stati fatti, non c'è un punto che l'abbiamo votato a favore e tutto il resto, perché non c'è stato proprio dialogo. Diciamo che politicamente è una cosa che mi sono appassionato da 3-4 anni, da quando sto facendo la minoranza, e alcune cose le vedo diciamo non facile da farle, però con l'impegno che qualcuno può mettere, con le amicizie giuste, con l'impegno e con la testa dura, diciamo, per fare le cose, parecchie cose secondo me sono fattibili tranquillamente, dove non lo so, non voglio offendere chi ha fatto la maggioranza, però c'è stato comunque un po' di trascuratezza in queste situazioni, quindi ecco perciò oggi ci ritroviamo così messi male, perché comunque Forino è sempre stato un bel paese,
lo conosco da, ci sono stato da piccolino, quindi giro altri paesi, giro tutto il mondo si può dire per il lavoro che faccio, quindi è brutto dire questa cosa, però purtroppo stiamo minimo 30 anni indietro a questa cosa. Punto qualificante, il problema Chelsea, perché a dire la verità io ce l'ho a cuore ed è il primo che andrò a, non a risolvere, a cercare di risolvere, perché non è una situazione semplice da risolvere, però sembra che non c'è nemmeno l'interesse, diciamo, da parte, non lo so, come se non sentissero loro il problema, quindi è il primo che, anche se ci sono tanti punti importanti, perché non è uno solo, però è il primo che andrò a vedere, a studiare, è proprio questo qua, perché siamo nel 2021, ci sono persone che stanno nell'acqua, cosa è proprio una cosa, a me fa vergogna sta cosa, non ci sto io, però è come ci sarei io nell'acqua, perché purtroppo è così, non, è una cosa brutta da dire, ci conoscono in tutto il mondo questa cosa che succede a Chelsea, quindi è il primo problema che andrò ad affrontare. Allora, perché votare gli imprenditori? Io sono convinto di una cosa, al di là di quello che dicono parecchi, è tanto di cappello per le persone che hanno studiato una vita sana e sono stati sui libri e tutto il resto. Il problema dell'imprenditore qual è? Penso io. Allora, il comune è come un'azienda, è un'azienda pubblica da gestire, quindi se io riesco a 49 anni e lavoro da quando ero bambino a portare un'azienda che ad oggi fa tre volte il fatturato che può portare il comune di Forino, perché non stiamo parlando di un'azienda che di piccolo, diciamo, quindi gestire il comune in una certa maniera fatto da un imprenditore, io sono convinto che l'imprenditore oggi ha una marcia in più, ma non è perché è più intelligente della persona che ha studiato 20 anni sui libri, ha passato il tempo sui libri, perché tanto di cappello, però il problema è la vita di tutti i giorni, i problemi delle persone, cioè io mi sento una persona del popolo, sono un contadino, come sono una persona che fa imprenditore, cioè sono una persona di Forino come a tutti i forinesi, quindi penso che riuscirei a fare qualcosa in più anche per il mio carattere, perché a dire la verità è la mia famiglia, ma dice, ma chi te lo fa fare? Chi te lo dice? La politica non è per te. È brutto dire questa cosa, dicono la politica non è per me perché sono una persona di principio, a quanto dicono cosa la porto a termine perché sono fatto così, però io non penso che la politica è così, la politica se si vuole fare una cosa senza guardare gli interessi, perché ringraziando il Signore oggi sono in una situazione che non mi manca niente, ma non per offendere a qualcun altro, cioè sarebbe una cosa, però giustamente fatta con criterio, fatto con quella voglia di fare le cose, io penso che non è un problema, non è un problema gestire un paese, perché non penso gli altri paesi come fanno ad andare avanti, quindi vuol dire che le cose si possono fare se si vogliono, questo è.